Salve, per le elezioni regionali di Sardegna 2014 intervistiamo il candidato per Progress Calura, Massimo De Sena. Ecco, a noi. Perché ti sei candidato? Perché e con Progress specialmente? No, mi sono candidato con Gentes, non con Progress. Ah. Non cambia molto, però la provenienza è diversa. Progress, che è il progetto Repubblica Sardegna, è un partito indipendentista e nasce indipendentista. Gente se una lista civica fatta di persone indipendentiste e non indipendentiste. O meglio, l'indipendentismo può essere un viaggio, può essere un percorso, ma non deve essere per forza la soluzione. Ah, ecco, quindi perché sei passato dal PD all'autonomismo, diciamo. Quello è un altro discorso. Dal PD sono andato via, ormai ero già andato via, tant'è vero che alle ultime elezioni avevo votato 5 Stelle. Perché il PD ormai è un partito forse berlusconiano, si sono avvicinati il centrodestra e il centrosinistra fino addirittura a coincidere ormai, la dimostrazione del patto Renzi-Berlusconi mi ha dato ragione. E cosa proponi se venisse eletto per tempi, oltre a portare i soldi come fanno molti politici senza fare nomi per il destra e il sinistra per il carnevale? Basta? La domanda, il carnevale anch'io ritengo che sia una manifestazione molto importante, perché una manifestazione di 6 giorni che potrebbe dare ricavi per la città per qualche mese non è assolutamente da snobare, tutt'altro, tutti lo viviamo il carnevale e non c'è niente da creare di nuovo, il carnevale va tenuto e sul carnevale si possono costruire le basi per far crescere anche tutto il resto. Le risorse contano, e dal carnevale devi avere le risorse per andare avanti un po' tutto l'anno, come succede anche a voi col Festival del Libro, a Oristano con la Sartiglia e così via. Ah, quindi cioè, andare oltre il semplice finanziare il carnevale e basta, ecco. No, il carnevale può essere un volano, ah. Il carnevale deve essere il volano, deve essere la macchina che messa in moto fa crescere il tempio. E come mai hai scelto i candidati non comunali ma direttamente alla regione? Beh, il comunale è un'esperienza che ho già vissuto, sono stato anche vice sindaco qua, sono stato 2 anni amministratore, è stata una bellissima esperienza, poi finita male perché comunque anche allora il partito di sinistra era gestito da correnti, e io non appartenendo ad alcuna corrente, non volendo appartenere ad alcuna corrente, sono rimasto solo. Ok, grazie.